Buonasera cari, torno dopo una lunga assenza e niente, questa sera ho in mano un documento abbastanza curioso che ho trovato, o forse lui è arrivato da me, in mezzo a tanta carta vecchia, antica, vintage, che trovo, che tratto, diciamo, nel lavoro e ve lo faccio vedere subito. Un opuscolo, penso che era indirizzato ai contadini, quelli che produceva Tostone 50 anni fa più o meno. E si intitola, è questo, Il mais ibrido in Italia. Alla fine c'è un marchio, la bandiera degli Stati Uniti, con scritto Gli Stati Uniti d'America per la ricostruzione europea. Il mais ibrido, quindi è un mais OGM. Cazzo, eppure oggi se parlo tanto male sto GM, io non è che sto da quest'altra parte, attenzione, questi video che faccio è solo per far riflettere a voi di come veniamo presi per il culo 50 anni prima e 50 anni dopo. Comunque, no, perché l'ultimo video anche avevo un argomento simile sulla plastica, mi sembra. Vabbè, andiamo avanti, entriamo dentro questo opuscolo. Niente, questo praticamente è già la prima della prima pagina, c'è scritto il mais ibrido garantisce maggiore produzione di granella e di foraggio. Va bene. Poi voi sapevate per caso che con l'amido si ottiene l'esplosivo? E qui praticamente ci sono i tre elementi che vengono estratti dal granello di mais, quindi c'è la crusca, la glutine, l'amido e il germe. E in base a questi qui viene estratto poi a sua volta l'amido della destrina, glucosio, oli industriali, oli farmaceutici, penicillina, alimentari, quindi è un alimento abbastanza importante più che altro per la società nostra, per il nostro fabbisogno sociale, soprattutto quando dice adesivi, industrie tessili, coloranti, alimentari, zuccheri, marmellate, esplosivi, vabbè, figo. Vabbè, andiamo avanti. Sì, qui fa vedere che i loro tutuli sono più grossi. Vabbè, senza che leggo tutto. E qui le foto dei nostri, che si capisce niente, però ecco, nelle zone in cui l'umidità è scarsa, un conveniente spazio tra pianta e pianta di mais ibrido consente di ottenere, come nel caso qui a fianco illustrato, di coltivazione in provincia di Taranto. Che cazzo ha scritto? Vabbè. Andiamo avanti. Oh, ecco, il mais ibrido americano è più lungo. Il tutolo. Vedete com'è? Questo è quello americano. E questo è quello italiano. Anche se la foto comunque sia di 50 anni fa, no? Però adesso, vabbè, senza doppi sensi, mi sembra un po' sto cazzo di mais americano. Mi sembra che è un po' finto, forse non so se riuscite a vederlo bene voi qui, no? Guardate bene la superficie del granello e la superficie di questo. Questo sembra che esplode. Il seme, chiamiamolo così. Questo sembra che esplode. Quest'altro sembra invece che sì, è estesa la superficie, che poi potrebbe essere questa. Questa perché è più cicciotta e larga rispetto a questa qui. Però questo è dentro, vedi, sembra risucchiato da qualcosa. Bah, vabbè, impressioni mie. Lo stesso qua c'è una cosa molto strana. Questa base qui è un po' diversa, comunque la sezione è quella vista per orizzontale. Vabbè, vado avanti. Poi qui parla di tante altre stronzate. Ah, sì, arrivo delle sementi di mais ibrido. Alcuni consigli fondamentali agli agricoltori. Questo è interessante. Ogni anno occorre seme nuovo. Cazzo, io sapevo che anche quello che compravo al supermercato, comunque lo mettevo, no, ci giocavo da piccolo, poi lo piantavo io. Sì, nasceva, poi magari infatti non veniva il tutolo, cioè la pannocchia, no, come si dice. Figa. Quindi vabbè, dato che i mais ibridi con le successive riproduzioni perdono l'uniformità dei caratteri e l'attitudine a fornire le più alte rese unitarie. Quindi ogni anno seme nuovo. Non è come che mi lascio dietro dei semi e poi li ripianto, no? Quindi c'è bisogno di foraggiare.
tipi idonei all'ambiente, concimazione intensa ed equilibrata, a base di forti letamazioni. Scusate, ma io purtroppo tanto gergo dell'ambito contadino, bah, tecnico, tra l'altro non lo so, quindi un attimino poi con la maschera non vedo al top. Comunque, elevate quantità di perfosfati e occorrendo adeguate concimazioni azotate in copertura. Questi sono i consigli fondamentali per la produzione di questo mais ibrido. I perfosfati. Non ho controllato su Wikipedia che cosa sono, però boh. Vabbè, farà bene, farà male. Tanto è già stato fatto perché questo è di 50-60 anni fa. Investimento razionale, ispettori provinciali. Vabbè, adesso ste cazzate. Ma il dubbio più potente che può venire dopo sta roba è che gli Stati Uniti, no? Si sono impegnati per ricostruire poi l'Europa distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, no? Con gli aiuti Marshall che tutti quanti studiamo a scuola. E anche con questo mais ibrido, che sarebbe l'OGM, appunto. Non è che serve fantascienza, filosofia o altri, o dirlo in arabo. E se loro avessero organizzato la distruzione, cioè la seconda guerra mondiale? Questo è il più grande dubbio dell'umanità. Però noi siamo persone che pensano con la propria testa, ormai, spero, e è il pensiero che conta. E vi lascio poi a voi ragionare in base a questo documento reale che esiste, esiste veramente. E sotto i miei occhi, le mie mani sono cose ghiaccianti. Comunque, grazie per l'attenzione e buona serata.